bene, siamo nei pressi del villaggio dove dobbiamo indagare. Dimentichiamo la cautela. Oh, calma, calma, No, questa qua è zona di smerigli. Devo stare attento. No, visto che le macchine volanti danno qualche problemino, Con la scusa che volano. Meglio, insomma, pensarci bene prima di affrontarle. Ah, e qua c'è. Sì, avevo visto dalla mappa. Ci dovrebbe essere anche una statuetta Banuk. Da qualche parte qua. Oh, e quelle? Sono cer... No, cornaguzze. Ok. Ma che, ma già visto? No, non è possibile. Scusa, Ispezione il campo. No, forse queste stanno solo pascolando. Va bene. Ok. Eccolo lì. Sarà gente ostile o... Deve essere il campo Banuk di cui mi aveva parlato Vilgund. Cosa è successo ai mercenari che ha mandato qui? Le macchine sono docili. È come se avessero subito l'override. Però non hanno i soliti tentacoli blu. Cioè, sono normali. Boh. Con chi devo parlare? Qua c'è anche un mercante, il falò. Boh, io vado dritto. Ispezione il campo. Tu mi dici qualcosa? Ah. Salute, Nora. Io sono T'Kuk. Sciamano, non avevo mai visto niente di simile. La luce blu è potente qui. Il mio popolo ha viaggiato dalle vette di Banur per vederla con i suoi occhi. La luce blu. La luce degli spiriti delle macchine ci avvolge. Ha scelto noi. È così che era un tempo, prima che si infuriassero. Io so dello squilibrio, però non pensavo che le macchine fossero così calme prima. Che cos'è questo posto? Non lo sappiamo. Noi cantiamo e ascoltiamo gli inni delle macchine. T'Kuk, sono passati degli altri stranieri di recente? Alcuni Osaram, sì. Erano convinti che le macchine non funzionassero. Come se le macchine fossero dispositivi da riparare. Beh, è così che gli Osaram vedono il mondo, no? Abbiamo mangiato, poi si sono convinti che non ci fosse nulla da spiegare e se ne sono andati con l'aurora boreale. Le macchine vi cantano? È reciproco. Sei una cacciatrice, dovresti saperlo. I loro canti, i rituali, i richiami, i lamenti. Noi non li comprendiamo, ma gli sciamani cercano di interpretarli. Qual è il canto che li ha inaspriti, che li ha izzati contro di noi? E qual è quello che li calma? Ed è forse qui che aleggia, lontano dal nostro udito? Come possiamo guarire il mondo delle macchine? Non è che magari rispondono in maniera vocale? Che ti è successo? Sono stato spinto qui da una tempesta. All'inizio credevo che il lamento fosse il vento che incrinava il ghiaccio della montagna. Invece no, era il canto del divoratuono. L'ho trovato accovacciato col metallo immobile e mi sono rifugiato sotto di lui. A tempesta finita, il canto era cessato. Forse lo spirito aveva lasciato il guscio. O forse si è assopito ed è ancora qui. Così non l'abbiamo né toccato né smembrato. Lo trattiamo con le dovute cure. Ti spiace se mi guardo ancora intorno? Parla, scambia, ascolta. Sei la benvenuta qui. Nessuno ti farà del male.
Allora non sono i Banuk a fare questo. C'è qualcosa in questo posto. Qualcosa non possono che... vederlo, ma forse il mio focus sì. Qualcosa che calma le macchine. Cerca dei segnali con il tuo focus. Beh, qua c'è qualcosa. Cassa di scorte. Cassa di scorte. Là. Mantieni le tue abilità affinate. Sì, qua cassa di scorte. Cassa di scorte. Allora, prendo un attimo queste scorte qui. Non si sa mai, magari possono servirmi. Lui? Shaman, anche tu sei qui per comprendere le macchine? Sì, Nora. E dedico il mio tempo agli studi. Detto tra me e te e gli spiriti, io apprezzo la pace. Non solo delle macchine. Ci sono molti cambiamenti a Ban-Hur. I cacciatori e gli sciamani litigano senza sosta. Su che cosa? Su come affrontare un mondo più duro. I cacciatori non vogliono tornare alla situazione di prima. E noi sciamani siamo in grado di spiegare sempre meno cose. Molti di noi sono esuli ora. Siamo nomadi. Qui nessuno litiga. Così accetto il mistero. In questo bosco, ma questi questi Banuk hanno cosa hanno nella pelle? Cioè hanno dei tubi blu? Potrei usare il mio focus e vedere cosa trova. Sì, sì, no, stavo guardando lo sciamano. Qui? Cassa di scorte. Ovviamente mi sta trovando solo casse di scorte, che per carità sono utili, ma non è proprio quello che potrebbe interessarmi in questo momento. Ah, là c'è un segnale però. Ti permetto un segnale. E la fonte è in cima alla montagna. Meglio dare un'occhiata. Trova un modo per salire sulla montagna. Ah, cassa di scorte. Benissimo. Un altro Werak vuole la nostra mandria. Avremo il primo sangue, ma ci vorrà astuzia. Va bene, questo è un divoro a tuono. L'abilità si scioglie come ghiaccio. Dovremmo uscire e seguire la mandria. Aspetta, prima di tutto. Un altro Werak vuole la nostra mandria. Ok. Avremo faccio un bel salvataggio rapido. Ci vorrà astuzia. Allora, saliamo sulla montagna. Presumo si vada da qui. Sono le scale. Questo forse è da qui che i Banuk sono saliti e scesi dalla montagna. Raggiungi la fonte del segnale. Queste terre sono piene di rumore, ma è solo rumore, non un suono. Ah, ecco qua. Un appiglio, benissimo. Ok. Sarà di sicuro qualche dispositivo dei predecessori che farà, diciamo, calmare le macchine. Ma non penso siano docili di natura, non so, Poi. Anche se, come hanno detto prima, non attaccavano la gente, semplicemente scappavano. Poi, dopo questo squilibrio, a quanto pare hanno cambiato rotta, non so. Non abbiamo ancora scoperto tutto, ovviamente. Allora, si sale, proprio si sale ancora? Pensavo che... Ok. Madonna. Oh. Ah, smeriglio. Macchina amichevole, però. In teoria. Ok. Oh. Gli smerigli sono in presa. È un buon segno, immagino. Qualcuno è stato qui di recente. Quelle erano... voci? Voci? Boh, proseguiamo. Non è che dopo... Non vuoi lasciarti? Ha mandato Vilgund? Allora i frammenti comprano una coscienza. Non ha importanza. Nora, tu devi fermare gli altri. Va avanti. Siamo arrivati qui e abbiamo scoperto un dispositivo antico. Era palese che fosse responsabile della calma delle macchine. Gli altri zucconi hanno deciso di portarlo a Rupestria per venderlo. Ma è già ridotto male. È come se fosse caduto dal cielo.
Abbiamo provato a farli desistere. Senza quella cosa quassù, quei Banuk verranno massacrati. Li fermerò. Voi due andatevene da qui. Mi sembra che abbiate già fatto abbastanza danno. Ma una giusta osservazione. Ecco gli Oseran che stavamo cercando. Qua ci sono casse di scorte, sì. Ok. Affronta l'Oseram. Neve. Di certo non si sta facendo più caldo. Guarda che è stata colpa tua. Oh, ho detto fermi. Chi sei tu? Non sei una di quei Banuk? Ormai è tardi. Fatemi dare un'occhiata. Aspetta, aspetta. L'abbiamo trovato. È nostro. E ora arrivi tu. A cosa ti serve quest'affare? A dire il vero non lo so. È stata una tua idea. Tu hai iniziato e tu finisci. Va bene. Forse un rottame. Ma i rottami hanno un prezzo. Quindi te lo richiedo. A che ti serve? Di sicuro serve più a me che a voi. Volete ancora negoziare? No, no. Sto trovato solo dita gelate. Cavolo, hanno fatto un bel casino. Cos'è? Me l'ho fatto sconosciuto, processore. Malfunzionamento catastrofico. È antico. E ha inviato un segnale fino a oggi, sempre più debole. Devo tornare all'accampamento, prima che le macchine lo distruggano. Processore dell'esame avanzato seriamente danneggiato. Rivelato frammento di codice corrotto di circa 20 anni fa. Malfunzionamento catastrofico, segnale fino a risposta. Segnalare fino a risposta. Ma non posso fare nulla, devo tornare indietro. Non è che l'hanno proprio danneggiato particolarmente loro adesso, in questo momento. Quindi hanno creato un bel casino. Magari tutte le macchine adesso sono come risvegliate, attaccano tutti, vediamo. Ecco, si scende da qui. No, infatti, hanno già iniziato ad attaccare. Infatti. Ho visto. Presto. Allora, diamogli una mano, va. Frecce dirompenti. Le macchine sono furiose. Sta alla larga. Cacciatori, difendete l'accampamento. Ecco, a tutti i costi. Una. Sì. Ruggite, olè. Venite a me. Non ho paura. Oh. Là. Aspetta. E muori. Ok. Una ora è andata. Il mio canto, macchina. Un canto affilato. Chi è questa? Aspetta. Beh, più che altro erano vedette, mi è sembrato. Ah, qua c'è uno spazzino. Ok, quella è praticamente andata. La caccia no. Ricomincia. Dai, ok. Quello forse è un secodonte. Vediamo. Via, stacchiamo qualche pezzo. Ok. Sì, ruggite e venite a me. Non ho paura. Aspetta, freccia. No. No, forse un razziatore. Vabbè, non importa quello che è. L'importante è sconfiggerlo. Ah, lì c'ha delle batterie. Vediamo se riesco a prenderlo con l'arco che elettrizza, magari. No, ma ce l'ha solo con me, scusate, eh. Tutti i cacciatori. Merda, non l'ho presa. Vai, io. Fermati un attimo, maledetta. La caccia ricomincia. Mi ha anticipato. Se riesco a prendergli la batteria che ha sulla schiena. Maledizione. No, niente, non ci riesco. Si muove troppo. E allora ti stacco pezzi. Sì, ruggite anche a me. Ma che non sei ferita. Macchina. Dai, mettetevi davanti però. Ok. Madonna.
Dove sei? Io alla pace di te. Ok. È solo un effetto collaterale. Meglio la tua vita della mia. Felice. Ok, madonna. È un razziatore. Un razziatore. Ah, c'era il suo cannone qua. Mi sento decisamente meglio ora. Mica l'ho visto nella, diciamo, concitazione, insomma. Va bene. Raccogliamo i frammenti. Ecco, pace finita, te pareva. Sì, mi piacerebbe sapere però cos'è quel dispositivo. Cioè, cos'era esattamente, nello specifico. Nient'altro? No. Ok. Allora, parliamo con T'Cook. Nora, sapevi che questo cambiamento sarebbe avvenuto? Non proprio. Anche se questo mondo sta cambiando parecchio. Stavolta per gli stranieri. Quegli Oseram pensavano... Gli Oseram non pensano. Non capiranno mai l'equilibrio che vige fra di noi, fra gli uomini e le macchine. E ora la luce blu è scomparsa. Siamo rimasti con molti canti, ma più di cordoglio che di gratitudine. Che farete ora? Tornerete nella vostra terra? Quando insegniamo ai giovani a camminare sul ghiaccio, diciamo, il segreto è fare un passo, poi un altro. Forse un giorno i misteri delle macchine ci saranno rivelati. Lo spero. Buona fortuna, T'Cook. Ah, lo spero anch'io, guarda. Sono proprio curioso. Ok, torna da Vilgund, va bene. Sì, dai, ci torniamo anche subito, quasi quasi. Ok, oppure no, aspettate, già che siamo qua, magari prendiamo la statuetta, visto che queste... No, mi pare di averne presa una, credo, sì. E poi non ho più guardato in giro. Per le statuette... ah, qua c'erano altri pezzi, però... Vabbè, faccio scorta. Pianta, va bene. Ma qui c'era, ecco... acqua gel, pensavo fosse una batteria elettrica, a dir la verità. Ecco, sì, dobbiamo seguire quei disegni. Possiamo arrivare alla statuetta seguendo solo i disegni, praticamente. I disegni e quindi un percorso. Va bene. E poi torniamo da Vilgund. Ok. Sono praticamente dei... no. Aspetta, no, qua ci si cala giù e devo andare su. Aspetta, seguiamo le frecce. No, le frecce indicano qua. Ah, non ci arrivo. Aspetta. Ah, da qui magari. Ok. Sì, che io comunque piano piano, mentre non registro, li sto raccogliendo collezionabili, così almeno ricevo le ricompense speciali, che non sono affatto male. Già il solo fatto che da 1000 frammenti di... Dai che ce la fai, dai. Ok. 1000 frammenti di metallo è una cosa ottima, visto che mi servono. Ok. Forse sono arrivato, forse no. Oppure no. Oh sì, 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 sono arrivato. Eccola qua. Ecco. Una reliquia di qualche tipo. Probabilmente è Banuk. Punizione. Tek'tuk, nel mio esilio, immagino spesso i tuoi occhi, grandi, blu e attoniti, mentre gli occhi del nostro capo tribù, Signak, viene deposto davanti a te. Il Werak aveva visto come guardavo la sua campagna. Tua madre è lì, per lo... Ili, no, tua madre Ili, ah, il nome. Per loro la mia colpa era netta ed evidente, come le crepe del ghiaccio primaverile. Mentre mi spogliavano e mi lasciavano morire nel ghiacciaio, il calore della vita mi abbandonava, ma non la livida volontà di cacciare, lottare e sopravvivere. Forse per dimostrare che non avevo bisogno di nessuno, ancor meno di coloro che mi avevano voltato le spalle. Trovo pace solamente a dipingere i miei marchi e scolpire queste offerte per te, anche se non conosceranno mai il calore delle tue mani. Oh, adesso la parte più divertente, la discesa, ma anche no. Anzi no, va. Scendiamo, giusto perché è più divertente, sì.
posso. Scendo, no, mi arrampico. Vabbè. Ah, forse da qui. Ok. Sì, scendere è più divertente, decisamente. Stavo per cadere, però. Malamente. Va bene, no, adesso torniamo. Dobbiamo tornare, quindi a Meridiana, no? Tutto sto giro. Ok. Esatto, qua. Ok. Sì, Fide, le distanze sono enormi, veramente. Cioè, se non ci fossero i viaggi rapidi ci metterei 3 anni a raggiungere tutti i vari punti. Sì, infatti, a fine tua abilità da cacciatore di macchine e treni di caccia. Completa le sfide per accedere alla loggia dei cacciatori a Meridiana. Sì, sì, faremo anche quelle prima o poi. Visto che ci sono ovviamente tante robe da fare, ma ci mancano ancora 2 calderoni da fare. Anche quelli sono importanti. Forse più di altre cose. Anche perché, Fide, se riusciremo a controllare un divoratuono è un bel colpo, sarebbe un bel colpo. Quindi io adesso credo proprio che non comprerò nessun altro abito, credo, visto che mi trovo bene con questo, fino a quando non riusciamo a mettere le mani sull'armatura definitiva, che chissà quando troverò ste batterie. Ma io spero siano in posti magari dove ci siamo già per missioni, perché se sono in luoghi sperduti non saprei proprio dove cercarle. Allora, aspetta, tolgo l'indicatore che mi dà fastidio, va bene. Ok, era, no, era di qua. Ok. Vediamo se ci paga questo, va. No, ma dove indica, scusate? Di là, no, è un po'. Sì, l'indicatore fa un po' le bizze, devo dire. Okay. Con la scusa che indica il percorso da fare, è giù di qua, ok. Ci siamo, ok, ci siamo. Abili avventurieri! Preferibilmente senza amici o straniera. Stai cercando... Ehi, ma io conosco la tua faccia. Sei tornata! Com'è andata? Cattive notizie. Proprio quello che temevo. Le macchine addomesticate... è difficile da spiegare. C'era un segnale che le calmava. Ma è scomparso perché i tuoi sono stati avidi. Scommettere non paga, ragazza. Avrei dovuto darmi al traffico d'armi, quello sì che rende. Ecco, prendi. È la metà che avrei dovuto a quegli imbroglioni. Metà? Ma ho finito il lavoro. E poi non avevi detto abbastanza per degli abiti più degni di te? Cosa vuoi? Seta cargia? Ah, mi sono fregato con le mie stesse mani. Ah, paga, va. Una cassa di compensi straordinaria. E? Basta? Ha solo la cassa, mi ha dato. Vediamo cosa c'è dentro, allora. Scusate. Ah, questa è cassa comune, va bene. Cassa di scorte, va bene. Notevole. Gratuita. Oh, straordinaria. Solo 14 frammenti. Cuore di cornaguzze. Recipiente metallico, vabbè. Prendo tutto a parte le trappole che sono piene. Guarda qui. Potrei offrirti una quota ragionevole di opportunità. Vabbè, non era così roba, insomma, rara, voglio dire. Allora, direi di passare subito alla prossima missione, che sembrerebbe l'ultima di Meridiana. Sì, probabilmente, sì, non lo so. Finché non ne scopro altre. Meno male che rimangono in memoria le missioni che scorro, perché sennò ricordarsi dove è un bel problema. Ma stanno pregando qui. Chissà cosa
pensava di... Ok. Namman. Colei che ha salvato la nostra adorata città. Il sole mi onora col nostro incontro. Sei una Nora. Io sono Namman l'Afflitto. Mi dispiace doverti incontrare così. Così come? Nel dolore. Serbi il tuo come un amuleto. Ma hai perso qualcuno nel cerchio del sole. Vuoi un risarcimento? No. So cosa sono i giorni rossi, ma i Karja non mi devono nulla. Capisco. Beh, mi farebbe comodo l'aiuto di una straniera tenace. Allora sarei io in debito con te, sì. Questa gente vuole onorare i suoi cari, le sue perdite, con le sue voci. Non mi mando rituali Karja con una pietra Karja. Ma ci sono degli ostacoli. E mentre Meridiana trattiene il fiato a ogni problema, questi abiti mi legano le mani. Che genere di ostacoli? Il primo pellegrino è un Oseram. Vuole visitare il santuario dei re sulla strada per la città. E ora attende qui, bloccato da un vecchio sacerdote che non compatisce i pagani. Questa Utaru ha perso la sua compagna al confine della Gemma, in uno stagno di Celermorsi. È stato eretto un santuario per allontanare le macchine, ma la sua efficacia lascia a desiderare. E il Banuk vuole dipingere un segno sulla rupe del sole, per evocare gli spiriti delle macchine, pare. Non serve evocarle. Là si posano gli smerigli, attirati dal bagliore dell'aguglia. Ok, devo eliminare le macchine da due santuari e cacciare un sacerdote da un altro. Io chiedo solo la tua carità e che ascolti le storie. Namman, rituali e preghiere non riportano indietro chi hai perduto. No, ma servono ad alleviare il dolore di chi è rimasto. Può donargli forza, speranza, come una nuova alba. Il tuo sacerdozio ti permette di chiedere aiuto agli stranieri? Se il sole bruciasse la nostra superbia. Fino ad allora non sarò un vero sacerdote. La tunica rossa era la mia aspirazione e l'ho seguita. Ma i cappucci ci rendono ciechi. Sussurriamo la riconciliazione, ma i sacerdoti del vecchio re osannavano lui e i massacri. I massacri? Intendi i giorni rossi? Sì. E i sacrifici che ne seguirono. Perché i sacerdoti approvavano gli spargimenti di sangue? A volte noi Karja ci preoccupiamo più della tradizione che di ciò che è giusto. Ah. Forse i Karja in ora non sono così diversi. In un certo senso. I sacerdoti del sole ti hanno deluso, ma lo sei diventato comunque. Ho passato la mia vita ad ammirare il tempio. La voce di mio fratello risuona fra gli archi. Ci ha provato, ma nemmeno lui è riuscito a farmi resistere. Oh, sì. Mi disse, quando eravamo amati, i nostri abiti erano tinti nel cinabro. Ora sono tinti nel sangue. Che intendi? Le nostre tuniche sono un lascito. Molti sacerdoti fuggirono piuttosto che restare alla luce di un nuovo sole. Così abbiamo indossato i loro peccati. Ma almeno per me, il peso è troppo. Dov'è tuo fratello adesso? Mi attende alla fine della scia del sole, spero. Lui si oppose apertamente ai sacrifici. Per un sacerdote dubitare del volere del re sole comportava il massimo della pena. Anche tu hai perso un tuo caro. Mi dispiace. No, non perso. Quando ho preso questi abiti, ho trovato il suo ricordo. Farò il possibile per aiutare chi è in lutto. Onorare i loro ricordi e onorare noi stessi. Onore ai caduti. Quindi dobbiamo... Ah, prende tre missioni in una. Il sacerdote del sole vuole avviare una nuova era di riconciliazione fra le tribù aiutando tre pellegrini. Ognuno desidera piangere una persona amata persa durante i giorni rossi, ma degli ostacoli si stagliano sulla strada. Sì, ma sempre parlare però per enigmi, non è che... Eh sì, ah qua, vabbè, dai, non sono distantissimi, sì, dai. Sì, li faremo tutti e tre.